Le cure domiciliari restino in seno al Ministero della Salute, questo l'appello della Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, intervenuta a un convegno organizzato dalla sezione locale dell'Associazione Italiana delle Cure Domiciliari nella sala Nassiria del Palazzo Consiliare. La Presidente ha così commentato l'ipotesi che la gestione delle cure di cui hanno bisogno i malati cronici in casa passi al neonato Ministero della Famiglia e della Disabilità. La sanità è anche presa in carico delle persone a casa, l'assistenza domiciliare, perché spesso abbiamo una cultura per la quale sanità è sempre solo ospedali. Per far funzionare bene le strutture ospedaliere è necessario che funzioni bene il territorio ed è necessario che tanti ricoveri spesso impropri vengano invece superati con agio sia per le casse della regione, del governo nazionale, ma soprattutto delle persone malate e delle loro famiglie. Perché se pensiamo quanti malati oncologici, quanti anziani non autosufficienti, quanti disabili con gravi patologie sono costretti a stare nelle strutture ospedaliere perché spesso non c'è un'assistenza adeguata alle proprie famiglie, ai pazienti stessi, la presa in carico e anche una qualità della vita migliore, perché se noi assistiamo a casa un anziano, noi gli evitiamo anche l'estraniamento che si ha nelle strutture ospedaliere con costi molto più elevati. Intervenuta Anna Marro, presidente Campania dell'Associazione Italiana delle Cure Domiciliari. Poiché le cure domiciliari in futuro saranno, diciamo, avranno un ruolo importantissimo in quanto sono aumentate le malattie neurodegenerative e i malati cronici, noi abbiamo pensato di organizzare questo convegno e confrontarci con le altre regioni per far uscire un modello quanto più omogeneo a livello nazionale per le cure domiciliari, per garantire a tutti l'equità dell'assistenza a tutte le persone, perché le cure domiciliari non sono rivolte solo agli anziani, ma a tutte le fasce d'età.